Un nuovo corso di laurea triennale a Caltanissette. Inizieranno a gennaio 2023 le lezioni di mediazione linguistica e culturale. Sabato scorso la presentazione nell'Aula Magna Leonardo Sciascia del Consorzio Universitario, in collaborazione con Agoramundi, che già ad Agrigento ha avviato il corso, che ha visto il 100% dei laureati inserirsi nel mondo del lavoro. L'obiettivo del consorzio universitario è intanto di offrire personale specializzato con una laurea in mediatore culturale linguistico e lingua araba. Questo credo che faciliterà anche l'interazione tra gli extracomunitari e i residenti su un rapporto che possa essere anche di integrazione, perché noi siamo per l'internazionalizzazione e soprattutto siamo per la possibilità che si dia anche ai giovani di conseguire un nuovo corso di laurea che li possa integrare anche nel mondo del lavoro. Si avrà così al centro della Sicilia la possibilità di acquisire in 3 anni il titolo di studio valido per l'iscrizione all'albo dei mediatori culturali istituiti con legge regionale lo scorso 20 luglio. Già da 4 anni siamo sul territorio agrigentino, posso dire che l'esperienza è estremamente positiva. Noi formiamo insegnanti di altissimo livello con professori che vengono dalla Sapienza, dall'Università di Napoli, professori emeriti come il professore Guarino, che è il massimo esponente di diritto internazionale. Anche qui a Caltanissetta ci sarà dunque la possibilità di fare questo corso triennale che dà ampissime prospettive lavorative. Infatti, tutti i ragazzi che hanno finito il percorso triennale ad Agrigento hanno trovato subito un impiego. Infatti, il livello di occupazionalità possiamo dire che è al 100%. Una scelta strategica, ha detto durante il suo intervento il sindaco Gambino, presenti anche il vice sindaco Giammusso, rappresentanti delle forze dell'ordine e del mondo dell'associazionismo e della scuola erano presenti alla conferenza stampa. I mediatori sono figure necessarie all'interno delle sedi istituzionali, sanitarie, basti pensare agli uffici del lavoro, ai comuni, ma anche alla prefettura e alla procura. La necessità è quella di formare figure professionali che possano gestire anche le dinamiche socioculturali che quotidianamente si presentano. La figura del mediatore linguistico è una figura che è cresciuta nel tempo, dagli anni 80-90 fino ad oggi si è evoluta. Oggi io definirei la figura del mediatore linguistico come quello di un ponte tra le diverse culture. Desidero pensare, che sia così. Che sia il mediatore un ponte che deve non solo da un lato raccogliere i bisogni dei migranti, ma dall'altro lato anche rispondere alle esigenze della società, di una società multietnica, quale sia la nostra. Il corso prevede lo studio delle lingue araba, francese e inglese con laboratori linguistici. Il piano di studi prevede anche discipline sociologiche, psicologiche, giuridiche e di approfondimento delle culture e delle religioni dei paesi extraeuropei. Le iscrizioni dovranno essere presentate al Consorzio Universitario di Caltanissetta entro il 20 dicembre. Per chi ha un ISEE inferiore ai 9.000 euro, la tassa di iscrizione sarà di 500 euro annue.